Buonasera mister, Daniele Maggio, Gazzetta dello Sport. Inizia con una vittoria sorventura sulla panchina del Codogno, una vittoria sofferta, arrivata anche grazie al cinismo in alcuni momenti della gara da parte dei vostri giocatori. Le chiedo semplicemente cosa le è piaciuto di questa partita e cosa non le è piaciuto, qual è il fattore, insomma, quali sono i fattori che bisogna correggere nel prossimo gara. Beh, sicuramente è stata una vittoria importantissima, perché questo campo, i risultati dei nostri avversari in casa sono stati importantissimi, quindi venire a vincere dove una squadra nelle ultime 8 ha vinto 7 partite in un pareggio è già un'impresa, quindi dentro una partita ci sono delle difficoltà, ma ci sono tante cose fatte bene, quindi siamo contenti di come è venuta. Sicuramente non abbiamo fatto bene il primo quarto d'ora 20 minuti, dove probabilmente Vizio Francavilla meritava di passare in vantaggio per quello che aveva fatto, ci è andata molto vicino, però la partita è rimasta in equilibrio e dopo quei 20 minuti penso che anche il nostro giro palla, il nostro possesso palla sia migliorato, abbia riabbassato un po' i nostri avversari e poi siamo riusciti spesso a ripartire o avere, grazie al possesso palla, siamo stati bravi a fare 2 gol, non potevamo fare qualcuno in più soprattutto dopo, ma avremmo potuto anche subire gol. Io penso che la partita sia stata molto aperta e quindi ci godiamo un grande successo, perché comunque ci permette di, personalmente è la prima vittoria, quindi personalmente sono contento, ma sono contento per i ragazzi, perché noi dobbiamo continuare il nostro percorso alla rincorsa del Catanzaro, lo dico anche se sembra quasi impossibile, anche per meriti, grandi meriti dei nostri avversari, però noi siamo qui e vogliamo cercare di dargli fastidio fino all'ultimo. Buonasera mister, dato il mio nuovo quotidiano di Puglia. Ecco, no, volevo sapere, la gara l'ha analizzata benissimo, quindi non c'ho nulla da dire sotto questo aspetto, devo soltanto capire come ha trovato i suoi ragazzi appena arrivato in squadra. È una squadra... Ecco, come l'ha trovato? È una squadra ben allenata, con qualità fisiche. La classifica fino a oggi parla chiaro, quindi è chiaro che io ho avuto la fortuna di ereditare una squadra con grandi qualità. E quindi noi adesso il mio compito è quello di cercare di migliorarci, perché ogni squadra si deve migliorare, per fare un rush finale molto importante e poi se riusciremo a fare di raggiungere i nostri avversari che stanno facendo un campionato strepitoso, chiaramente saremo felicissimi, se no ci prepareremo per fare i nostri playoff da protagonisti assoluti. Mister, il Crotone oggi è sceso in campo con 4-2-3-1. È il modulo che vorrebbe usare per il resto del campionato oppure vedremo in altre partite anche il 4-3-3? No, io penso che questi ragazzi abbiano dimostrato di vincere tante partite anche con un 4-3-3, oppure potremmo cambiare ulteriormente. Ho tanti giocatori offensivi e ho pensato di poterne sfruttare qualcuno in più rispetto a prima, ma sono ragazzi che sono capaci di far tutto, hanno ottenuto risultati con più moduli, anche con il 4-3-3, quindi valuteremo in base all'avversario, in base a un po' di strategia, però insomma oggi mi sono piaciuti, hanno giocato con umiltà e sono stati premiati dal risultato. Mister, integriamo con le domande arrivate dai colleghi di Crotone. Maria Rossaria De Pietro, RTI. Mister, la Colazzauri ha fatto effetto, serviva vincere, così è stato. Ora partita dopo partita, quest'altra fino alla fine. No, senza dubbio, non ci dobbiamo porre limiti, dobbiamo però essere autocritici con noi stessi, cercare di migliorare quello che oggi non abbiamo fatto bene e cercare di migliorarci partita dopo partita. I nostri avversari stanno andando molto forte, ma noi dobbiamo far sì. Nessun rimpianto, noi cercheremo di fare il massimo, perché se succede qualche cosa noi ci dovremmo essere e poi valuteremo il dopo. Claudio Bagingeri, Gazzetta del Sud, esordio con vittoria nell'insidiosa trasferta contro la squadra di Calabro, c'è ancora tanto da lavorare ma grande prova dei suoi ragazzi. Penso che sia stata fatta un'ottima partita, io penso che venire qui i primi 20 minuti e soffrire un po' l'aggressività dei nostri avversari, che l'ha dimostrato in tantissime altre partite, ci poteva stare. Siamo stati un pizzico anche fortunati e bravi comunque a non voler prendere gol. I nostri avversari, l'ho detto, probabilmente l'avrebbero meritato, così non è successo. La nostra squadra è venuta fuori, secondo me, man mano, ha avuto più dominio della palla, ha fatto correre molto di più in maniera anche diversa i nostri avversari, abbiamo trovato più spazi e siamo stati bravi a trovare e fare un gol più di loro. Quindi penso che sia stata un'ottima partita, perché non ci dimentichiamo che Crotone è una buona squadra, ma vincere qui non è assolutamente facile. La storia del campionato parla chiaro.
Attilio Malena è un quotidiano del sud. Mister, le gerarchie in attacco per lei sono definite alla luce della vittoria di oggi o tutte ancora in discussione? No, beh, il mio compito, lo dico sempre, questo rimarrà. Oggi chiaramente si va a star vicini a quelli che non si sono sentiti protagonisti, perché voglio che si sentano protagonisti anche quelli che oggi non sono entrati, perché ho sentito sempre un ottimo spirito e sono trainanti anche quelli che oggi non sono scesi in campo. Le partite saranno tantissime ed è qui alla fine, quindi io ho il compito di far sì che i ragazzi si siano tutti coinvolti. Formazioni possono tranquillamente cambiare da una domenica all'altra se tutto il gruppo spinge forte, come questo gruppo sta facendo, alla stessa direzione. Per chiudere, Gianfranco Turino, il rossoblù. Mister, buona la prima, ma che sofferenza. In alcune fasi della partita è sembrato mancare equilibrio al Crotone, colpa di un modulo troppo sbilanciato o della mancanza di un mediano puro davanti alla difesa? Ma è chiaro, è un modulo sicuramente rispetto a prima più offensivo, quindi è chiaro che sappiamo che possiamo chiaramente fare qualche corsa più all'indietro, però dovremmo trovare quell'equilibrio, però ci permette forse di fare qualche gol in più. Venire a fare due gol in una squadra che di solito qui ne prende pochissimi è un buon segno, avremmo potuto farli altri nella fase finale e quindi siamo contenti di questo, però sicuramente in questa vittoria siamo felicissimi, però dentro questa vittoria vanno corrette tante cose se vogliamo competere con le grandi di questa Lega Pro. Grazie.